Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa spiritosa puntata di Loletta 5 Channel. Allora, oggi è esattamente la giornata della memoria, il 27 gennaio del 2022. Qua ovviamente, come vedete alle mie spalle, sulla destra, avete tutti i miei giubbotti. Termosifone, appendino vario, perché ovviamente questo è il mio nuovo posto fisso di tutto di più, postazione. Allora, nulla ragazzi, innanzitutto guardate i miei favolosi capelli, cioè, sono molto fiera dei miei capelli ragazzi, finalmente mi sono allungati dopo quasi 3 anni che appunto li faccio crescere, anche se un paio di volte li ho cercati un pochettino di sistemarli dalla parrucchiere. Detto ciò, me li sono appena piastrati perché mio fratello mi ha donato la mia vecchia piastra che avevo là a casa di mio padre e tante tante adventure. Ora, ecco, vedi, c'era la candeggina che ancora mi devo sistemare. Anzi, scusate che lo faccio ora. Questa non è una pubblicità, però io uso sempre la candeggina Arcia. Adesso zicco qua. Scusate l'interruzione pubblicitaria, ma nel frattempo che c'ero mi sono sistemata. Oggi devo andare a fare la notte. Che palle. Terzo turno, ancora sono in reparto Covid da all'incirca forse quasi un mese, lo posso dire? Se non ricordo male mi hanno messo in reparto Covid che era a fine dicembre. Non mi ricordo, ragazzi. Sì. O inizio gennaio, non me lo ricordo sinceramente, comunque sicuramente già a quasi un mese. Poi mio fratello mi ha portato appunto la piastra per i capelli e il grill di mia madre, perché tante cose mia mamma ce le aveva e mio padre comunque non li usa. Per cui mio fratello ha detto che senso ha tenerli là senza senso e io ho detto beh, portali qua così poi li usiamo qua noi da me. E quindi ho questo grill gigantesco con la spina appunto elettrico che poi piazzerò lì fuori sul tavolo, eccetera, eccetera. Oggi ho fatto la mia quarta o quinta lavatrice, ho fatto un bordello di lavatrici, sempre rapido, mezz'oretta, tanto tutta roba pulita, era tanto per dargli un po' di sgrassamento, e fuori nel balcone ci sono, c'è l'unica lavata che ho fatto oggi. Oggi sono uscita con il mio collega, siamo andati a mare, poi mi ha fatto conoscere un altro suo bravo ragazzo, un po' fuori di testa, cioè veramente non, in questo periodo non faccio altro che uscire tantissimo, sempre con le dovute precauzioni perché l'Omicron è sempre dietro l'angolo, però io penso che fondamentalmente se lo devi prendere lo prendi, cioè, o vai al panificio, o vai al supermercato, conosci gente o vai all'esterno, cioè non è, possiamo stare così sigillati a casa, ormai se si può uscire. Si sta, ripeto, sempre attenti con le dovute precauzioni, lavarsi sempre le mani, non toccarsi la faccia, mascherina FP2 e sempre gel a portata di mano, in tutti i sensi. A parte questo, non è che possiamo fare il granché. Poi mi sono informata per una scuola di ballo, che forse è un'idea pazza, ma io e il mio collega, che è questo ragazzo infermiere, ciao, ti saluto, forse vorremmo iscriverci a balli tipo di gruppo o di coppie, tipo latinoamericano. Come sport fisso, almeno una volta alla settimana, perché in realtà sono due, spero di andarci almeno una volta, più connessa e innessa la palestra che ho qua sotto casa mia, che ancora mi devo andare a iscrivere, però l'altro lato ho fatto la giornata di prova. Sinceramente la palestra è super bellissima perché l'hanno rimodernata un sacco rispetto alle volte precedenti in cui c'ero stata io, quindi mi è piaciuto un botto e ci voglio ritornare. Che lo so, sono già le 5:10. Se mio padre non viene, io quasi quasi poi più tardi scendo oppure domani e ci scrivo direttamente. Per quanto riguarda Chiara, beh, come vedete dalla mia faccia e dalle mie espressioni molto finalmente felice, più che altro serena e rilassata, non si è fatta assolutamente sentire, né tantomeno io l'ho vista, né tantomeno lei è scesa a Catania, né tantomeno sta guardando questi video. Penso, poi non lo so, cioè non le ha guardate in 4 anni, le deve guardare adesso, non so fino a che punto.
Nulla, oggi sono esattamente 8 giorni e 8 notti con stasera. Niente, morta e sepolta. Amen. Quando dite, ah, quella. Quando dite, ah, quella persona è morta, è scomparsa dalla faccia della vista. Ecco, qualcosa del genere. E niente, ora che finalmente mi sono adattata, sistemata qui nella mia nuova home. Ho fatto una lista così un pochino forfettaria delle ultime piccoline cosine che mi rimangono da comprare, tipo, anzi alcune cose adesso le cancello dalla lista, tipo mollette, altri lenzuoli per il letto, poi che c'ho scritto, ah, la bilancia per pesarmi, perché anche questa sempre amorevolmente lei si è tenuta, che comunque è la mia, che la comprai all'epoca a Montepò, però gliela lascio. Perché tanto era talmente scadente, non di marca, che veramente ciao ciaone. Nulla, questo è un piccolo, ragazzi, piccolo per così dire, videoblog al solito mio, per parlare un po' di me e di queste situazioni, perché da tanto tempo non faccio video sfogo e sinceramente ci sta. Vi ho fatto vedere sempre la casa, l'home tour, eccetera, eccetera. Ora diciamo, in linea di massima ci siamo. Quindi la casa è così adesso come la vedete, ci può essere qualche gadget, tipo qualche cosina in più. Per quanto riguarda la crescitina, sta benissimo. Io ogni giorno, più altro a quest'ora slash sera, quando sono a casa, ovviamente cerco di dargli il semino, lei esce, se lo prende, mi odora. Già non mi sta mordendo più come prima ed è molto più tranquilla. Forse sicuramente si sta adattando. Io ho letto delle varie cose, mi sono documentata, quindi per una settimana farò così. La prossima settimana cercherò pian piano di prenderla con la mano, cioè vedere più che altro se lei sale sul palmo della mia mano. Detto ciò, ve l'ho detto, la prossima settimana la luce. Ah, e poi devo andare a sistemare purtroppo la PlayStation 4 perché il cavo, la televisione è nuovo, ma la Play non si accende. Io ora posso riprovare, nel frattempo non faccio niente. E nulla, ragazzi, questo è quando. A volte siamo così occupati del vivere e non vivere, a volte il nostro presente, che ci preoccupiamo di come eravamo prima. Cioè, se io mi rendo conto di come ero prima, ma anche 5 anni fa o 4 anni fa, che dicevo che volevo vivere da sola, volevo avere il lavoro dei miei sogni, cioè, ragazzi, ci sono riuscita, tutta. Cercavo di rendermi cosciente di questo fatto. Io ci sono riuscita. Cioè, sotto questo punto di vista, ho la mia libertà, ho la mia indipendenza, ho i miei amici, ho il lavoro comunque che amo, dei miei sogni. In questo periodo un po' lo odio, perché purtroppo bardati non è piacevole, però ho la mia carriera, ho tutto fondamentalmente. In questo momento io ho tutto. Manca soltanto l'amore, ma l'amore non è una cosa che si può gestire, né tantomeno si può comandare. E anche prima vi ricordavate quando vi facevo i video là a casa, non è che io ero così felice. A parte che lei manco c'era mai, parliamoci chiaro. Con i turni totalmente diversi non ci vedevamo mai. E quindi, e se, quando c'eravamo insieme litigavamo. E vabbè, detto ciò, spero e mi auguro davvero che adesso da febbraio in poi le cose si sistemano un pochino, un po' per me e un po' per tutti voi. E che qualcosa cambino, perché sinceramente di cambiamenti ne ho abbastanza. Adesso vorrei più che altro mantenere quello che ho, mantenermi il lavoro, mantenermi questa casetta, la mia macchina, stop, e fare così per tutta la fine dell'anno. Poi ripeto, se spunta qualcuno che per me è così interessante, ma comunque io mi devo innamorare, cioè. Molto spesso dico questa cosa, ah, quella persona è una brava persona, ci sto bene, sì ragazzi, ma non sento le farfalle nello stomaco, non sento. E non è perché io ormai ho 30 anni, questa cosa succede sempre quando tu ti innamori, anche se ne hai 85. Ed è questo quello che io continuerò a ricercare. L'amore vero, anche se sembra impossibile, però. Ce la devo fare per forza. E
con 10 minuti di video come una volta, vi mando un bacio e vi auguro sempre di essere gentili, di amare tanto e non fare niente che io non farei. Mi sento meglio, è da un po' che non lo dicevo.